I due paradigmi libertari, cioè la legge intesa come principio e la soggettività del valore economico, sono strettamente collegati. Infatti, per esistere, il valore economico ha bisogno necessariamente della volontarietà dello scambio, e questo può avvenire soltanto all'interno di una legge, cioè il principio di non aggressione, che va intesa come limite non arbitrario a ogni potere coercitivo. Solo così si può avere la creazione di valore economico, se ci sono e se c'è il contesto, le condizioni a garanzia della libertà degli scambi volontari. Ricordiamo che invece, quando gli scambi non sono volontari, ma lo Stato produce beni e servizi con il prelievo fiscale, allora non si crea valore economico, ma la distruzione del valore economico, perché le risorse economiche sono state prese coercitivamente. Se non fossero state estorte le persone, queste le avrebbero usate in maniera diversa, utilizzando la loro conoscenza periferica, le preferenze, soggettive e le priorità individuali, variabili nel tempo e nello spazio. Tra i due paradigmi, filosofico ed economico, c'è una gerarchia, cioè il paradigma filosofico basato sul principio di non aggressione e quindi sulla legge con la L maiuscola viene necessariamente prima del paradigma economico, nel senso che non è possibile la rivoluzione di paradigma economico se prima non è avvenuta la rivoluzione di paradigma filosofico. Infatti, come ricorda Bruno Leoni, nessun libero mercato è veramente compatibile con un processo di legislazione centralizzato da parte dell'autorità. Libero mercato e sovranità della legge sono due facce della stessa medaglia. Soltanto invertendo l'idea filosofica di legge, quindi dalla legge Fiat alla legge con la L maiuscola, al principio di non aggressione, si potrà avere il libero mercato. Sia nel caso filosofico che in quello economico, il cambio di paradigma scientifico, dal positivismo giuridico al principio di non aggressione e dall'oggettività del valore economico alla sua soggettività, ecco, questi due cambi di paradigma concettuali hanno prodotto il passaggio dall'orrore alla bellezza. Infatti, nei due nuovi paradigmi abbiamo poche leggi semplici, non arbitrarie, logicamente coerenti e capaci di trovare unità nella diversità particolare dei fenomeni. A proposito dell'unità, quindi di una chiave interpretativa che sia in grado di comprendere tutti i vari casi particolari in una interpretazione unitaria, possiamo vedere che oggi, nell'attuale paradigma filosofico della legge Fiat, come anche nell'attuale paradigma economico coercitivo, questa unità non c'è, a indicare appunto che i due paradigmi attuali, filosofico e economico, non sono per niente soddisfacenti. Vediamo infatti perché. Nel paradigma filosofico della legge Fiat esistono due giustizie, c'è una giustizia macro che è diversa e opposta alla giustizia micro. Infatti la stessa azione che è considerata un crimine quando viene commessa da un individuo, come estorcere o contraffare denaro, è invece considerata giusta quando viene commessa dallo Stato e le viene dato un nome diverso, per esempio estorcere denaro diventa la tassazione e la contraffazione di denaro diventa politica monetaria. Viceversa, nel paradigma filosofico della legge con la L maiuscola, il principio di non aggressione, non c'è alcuna distinzione fra giustizia macro e giustizia micro. E per fortuna, perché distinguere due giustizie diverse, una sociale e una individuale, e spesso anzi sempre opposte tra loro, è un inaccettabile controsenso logico. La stessa cosa accade nel paradigma economico coercitivo attuale, dove esiste una macroeconomia separata e distinta dalla microeconomia, e nei due ambiti valgono leggi diverse. Di nuovo non c'è unità. Per esempio, in campo microeconomico, un maggiore consumo va ad aggravare una condizione di difficoltà economica. Viceversa, in campo macroeconomico, un maggiore consumo, il famoso rilancio dei consumi, è considerata invece la soluzione delle difficoltà economiche, per avere una ripresa economica. Viceversa, nel paradigma economico volontario, cioè il paradigma economico nuovo, non esiste una macroeconomia separata e distinta dalla microeconomia. Se nel caso di una famiglia un maggiore consumo rappresenta un aggravante, quindi va ad aggravare una condizione di difficoltà economica, la stessa cosa vale anche necessariamente a livello aggregato.